Mercoledì 16 di marzo, bentrovati, il notiziario di Senigallia Notizie. Il presidente del Consiglio Comunale di Senigallia, Massimo Bello, incontra i giovani dell'Acli. Dice: l'Europa è sacrificio, passione, idee. C'è ancora tutto da fare. I giovani possono essere i veri protagonisti del futuro dell'Unione Europea. Pesaro è stata nominata capitale italiana della cultura per il 2024. Tra le 10 finaliste anche un altro capoluogo marchigiano, Ascoli, arrivata ad un passo dalla vittoria. E adesso le notizie della Regione Marche. La Regione Marche è al vostro fianco contro l'applicazione della direttiva Bolkestein. Il rischio è quello di creare un danno enorme non solo alle imprese familiari che gestiscono gli stabilimenti balneari, ma al territorio stesso. Lo ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che, accompagnato dagli assessori Aguzzi, Baldelli e Castelli, ha incontrato una rappresentanza degli imprenditori turistici balneari della ITB di San Benedetto del Tronto, riuniti di fronte alla sede del Consiglio regionale di Palazzo Leopardi per una manifestazione. Si sta andando in una direzione che rischia di creare un danno alle imprese familiari del nostro territorio, ma rischia anche di creare un danno al territorio intero, perché intorno al turismo balneare si è sviluppata un'eccellenza che coinvolge le imprese che gestiscono le aree demaniali e un'eccellenza che però si riversa sul territorio con il coinvolgimento dei territori di tutte le filiere. Penso a quelle enogastronomiche, ma non solo quelle enogastronomiche. Il timore è che il cambio al timone di queste imprese possa portare delle logiche che nulla hanno a che vedere con il nostro territorio, che nulla hanno a che vedere con la nostra storia, con la nostra dimensione, con la nostra cultura, con la nostra economia. E come è successo in altre epoche, per altri settori, si rischia veramente di fare dell'autolesionismo alla Regione Marche, ma a un comparto che invece è un comparto trainante in Italia. La Regione Marche può, coerentemente alla sua posizione, essere vicino a queste imprese e ricordare nelle sedi competenti, che sono quelle delle conferenze delle regioni, quella che potrebbe essere una soluzione, cioè chiedere la mappatura delle aree demaniali e verificare i requisiti per l'applicazione della Bolkestein, che è o dovrebbe essere il requisito essenziale per poter poi parlare di aste. Se non c'è questa mappatura, ci risulterebbe essere una forzatura che sottintende una natura di altro genere. All'interno della seduta del Consiglio regionale delle Marche, convocata dal presidente Dino Latini per martedì 15 di marzo, si è discusso sulla promozione degli investimenti, dell'innovazione e della trasformazione digitale nel sistema imprenditoriale marchigiano. Diciamo che questa PDL era molto importante per dare un'opportunità in più al sistema produttivo marchigiano, le piccole e medie imprese, le microimprese anche, che oggi soffrono ancora una volta con l'aumento, diciamo, delle materie prime, con l'aumento del gas, con l'aumento dell'elettricità. Quindi voglio ringraziare l'assessore Carloni che si è messo subito in moto con questa legge, dandola in commissione, alla mia seconda commissione, e sono orgoglioso di essere il relatore di maggioranza. I vantaggi di questa legge è che ovviamente si dà delle opportunità alle imprese di creare il sistema, anche la questione legata al reshoring, quello di far ritornare le imprese dall'estero all'interno della nostra regione, così come worker buyout, per dare anche un'opportunità anche ai dipendenti, che di fatto è successo anche con alcune aziende dove i dipendenti hanno intrapreso l'azione imprenditoriale per quell'impresa che era in crisi, così come dando la risposta anche alle aree di crisi. Di certo stiamo facendo molto, ma tutto questo non basta. Mi auguro che si possa, insieme al governo, trovare delle misure, degli incentivi per queste imprese all'interno della nostra regione, che stanno soffrendo molto, anche perché abbiamo visto che le sanzioni della Russia hanno penalizzato moltissimo il sistema imprenditoriale e produttivo delle Marche. We'll be right back.
tutto il nuovo e usato fotografico garantito è solo da Zona Immagine e su zonaimmagine.it. Canon, Nikon, Fujifilm, Panasonic, Lumix, Sony e tanto altro. Tutte le marche di fotocamere, videocamere e tutti gli accessori. Vieni a scoprire il vasto assortimento di materiale fotografico. Leonardo e Simone ti aspettano per mostrarti le occasioni del momento. Zonaimmagine.it ti aspetta anche nel punto vendita di Senigallia in via Piave 25. Sai, quando c'è il sole è fantastico, ma è quando viene giù che diamo il meglio. Abbiamo il coraggio di guardare lontano, negli affetti come nel lavoro. Abbiamo le nostre abitudini, ci piacciono le stesse cose. E con la forza dei nostri soci, viviamo lo stesso territorio da sempre, per creare opportunità e affiancarti nei tuoi sogni e nelle scelte di vita. Ti aspettiamo in BCC, ci riconosceremo al volo. Sul lungomare sud di Senigallia, in zona Charnin, sono comparsi mezzi da lavoro che provvederanno al ripristino del doppio senso di circolazione sul tratto della litoranea che va dal sottopasso all'altezza degli stabilimenti balneari 104, 105, 106 fino al circolo Arci Fratelli Bandiera e allo stabilimento 119. Senigallia Bricks, la storia dei mattoncini Lego e il laboratorio di animali marini dal 1 al 10 aprile all'ex pescheria del Foro Annonario. Lo sport, calcio a 5, Serie B, vittoria fondamentale del Corinaldo in casa della Lastrigiana. I corinaldesi iniziano la partita con il piede sbagliato, ma la concludono con un 4-6. Le nostre rubriche, una foto al giorno, lo scatto di oggi di Massimo Modesti dal titolo L'ora d'oro. Votate le foto sulla nostra pagina Facebook, le foto con più like riceveranno un premio. 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da Zona Immagini di Senigallia. E a questo proposito vi comunico la foto vincitrice del mese di febbraio, che è di Valentina Dolci dal titolo Nebbia in città. Diamo anche un'occhiata alle previsioni del tempo di giovedì 17 di marzo sulle Marche. Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cielo poco o parzialmente nuvoloso in serata. Non sono previste piogge, la temperatura massima sarà di 13 gradi, la minima di 6, i venti saranno deboli e il mare poco mosso. La farmacia di turno nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 di marzo è la farmacia Fulvi in via Po a Senigallia. Vi ricordo che potrete ascoltare solo la parte audio del nostro notiziario anche nella sezione del nostro sito dedicata a Spreaker. Grazie per averci seguito, a domani. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.